altre a Castiglione del Bosco, Massimo e Chiara Ferragamo hanno una proprietà a Ribarbella. Piccola proprietà su 11 ettari di vigneto nella costa toscana, a pochi chilometri a nord di Bolgheri. A Ribarbella produciamo prima pietra, una piccola produzione, poco più di 30.000 bottiglie l'anno. Blend, taglio bordolese classico, un 50% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 10% Petit Verdot e 10% Cabernet Franc. Facciamo vinificazione separata per i singoli varietali, passando all'invecchiamento facciamo un 10 mesi che ancora i varietali sono separati in barrique di rovere francese di secondo passaggio, per poi al 10° mese fare il blend, quindi assemblaggio, poi fa altri 8 mesi di invecchiamento in barrique, quindi per un totale di 18 mesi. Il nostro stile è quello di rispettare le caratteristiche intrinseche dei varietali che coltiviamo con l'utilizzo dei legni in maniera molto soft, quindi un arricchimento che non va a coprire ma anzi va ad arricchire. Prima pietra è un Super Tuscan, ma lo definirei un Super Tuscan 2.0 perché Ribarbella nella costa toscana è una new entry, è la grande novità. Ribarbella genera vini sempre molto eleganti. Siamo sopra i 400 metri sul livello del mare e il vigneto affaccia sul Mar Tirreno, quindi grandi escursioni termiche, sempre molto ventilato. E questa altitudine ci regala dei vini con grande eleganza, grande freschezza, che si distinguono un po' da quello che è il carattere classico dei bordolesi che vengono da Bolgheri. Pietra ha questa balsamicità rarissima per un Super Tuscan, caratteristica unica direi. Ha profumi molto eleganti, frutta croccante, una fragranza incredibile. Un vino che ha una grande beva, un bicchiere tira l'altro e la sapidità e l'acidità ti fanno venire voglia di berne ancora e la bottiglia finisce e non ce ne accorgiamo. Questo secondo me è un grande vino.